Ciao a tutti ragazzi, in questo momento molto particolare dove per il coronavirus siamo costretti a rimanere a casa ormai da più di 2 mesi quasi, propongo degli esercizi un po' che riguarda la preparazione atletica e che possono essere consigliati sia a un amatore o a un professionista, soprattutto cercando di proporre degli esercizi dove non c'è bisogno di utilizzare degli attrezzi, degli strumenti se non il vostro corpo. Sapendo che il golf ha come cose importanti da sviluppare la forza, soprattutto degli arti inferiori, la stabilità e l'equilibrio, il core e la mobilità articolare, proponiamo degli esercizi che possono andare bene per tutti. La prima cosa è ci mettiamo con un tappetino, l'occorrente eventualmente può essere un tappetino, un asciugamano, una bottiglia d'acqua che può essere un carico di lavoro ma essere anche importante per idratarsi correttamente ed eventualmente un asciugamano perché poi posso far vedere degli esercizi per l'equilibrio. Allora, la prima cosa da fare è un minimo di riscaldamento, quindi un sollevamento delle ginocchia oltre la linea dell'anca, inspirando ed espirando lentamente. Questo ci porterà a innalzare che cosa? Il battito cardiaco perché stiamo iniziando a ossigenare e vascolarizzare un po' tutto il corpo. Successivamente possiamo fare un po' di movimenti di braccia e questo per circa un minutino, ok? Un minuto, da un minuto ai tre, per quanto riguarda un minimo di riscaldamento, perché più allenato o alla bicicletta o un treadmill può fare tranquillamente un riscaldamento con queste tipologie di strumenti. Successivamente possiamo fare degli esercizi per le gambe, quindi ve ne faccio vedere sia frontali che laterali, cosiddetto piegamento sulle gambe. Gambe divaricate, un po' più larghezza delle spalle, pieghiamo le gambe, torniamo su, inspiriamo, buttiamo fuori, inspiriamo, buttiamo fuori. Ve lo faccio vedere lateralmente, il sedere scende indietro e si risale, scende indietro e si risale, scende indietro e si risale. Questa è una proposta da fare per esempio 15 ripetizioni, dalle 3 alle 5 sere in funzione se siete più allenati o no. Per i più, diciamo, allenati si può proporre un affondo, solleviamo il tallone della gamba posteriore, si piega e si lavora con la gamba posteriore, si scende e si sale, si scende e si sale, si scende e si sale, poi si cambia gamba e si esegue lo stesso esercizio, ok? Cercando di controllare che il ginocchio anteriormente non vada troppo in avanti. Se ne fanno 15 a destra, 15 a sinistra per 3 serie. Esercizio di equilibrio, per complicare un po' la situazione non c'è bisogno di nessuno strumento, un cuscino, un asciugamaniere che butto a terra, ci salgo sopra per cercare di avere meno equilibrio e manteniamo l'equilibrio gamba destra e sinistra per dai 10 ai 20 secondi. Se vogliamo fare un esercizio un po' più complesso, proviamo ad abbinare i movimenti di rotazione destra e sinistra. Poi, per quanto riguarda la mobilità, fondamentale per la dissociazione del movimento golfistico è mantenere il bacino bloccato, rotazione delle spalle, ok? Mantenere le spalle bloccate, rotazione del bacino senza coinvolgere le ginocchia e, molto importante, movimento di anti e retroversione, ok? Poi ci andiamo a terra e proviamo a fare degli esercizi di tenuta. Mantenimento, mantenimento, 3 serie da 10 da una parte all'altra, ok? Chi riesce può fare anche un esercizio di piegamento sulle braccia, va bene? E concludiamo poi con degli esercizi di respirazione, prendendo aria dal naso, buttando fuori dalla bocca. Spero vi possano essere utili e ci vediamo presto sui campi. Ciao a tutti ragazzi!